L'accusa poggia su 900 pagine fitte di dati, purtroppo però non scalda di solito l'Occidente cristiano, eppure un cristiano su 7 nel mondo patisce persecuzioni religiose, cioè ben 300 milioni di nostri fratelli nella fede, racconta l'ultimo rapporto di aiuto alla Chiesa che soffre. Non sono scomparsi nei totalitarismi, anzi si sono evoluti in delle forme ancora più aggressive che noi raccontiamo come nazionaliste. E purtroppo anche i fondamentalismi continuano ad essere un virus terribile. Presentazione oggi a Roma con l'estremismo islamico tema in evidenza. È questa infatti la matrice della persecuzione o discriminazione anticristiana in oltre metà dei 38 paesi dove non c'è di fatto libertà religiosa. In evidenza per numeri anche India e Cina, che vuol dire un terzo abbondante della popolazione mondiale. Il nazionalismo indù ormai spadroneggia impunito, se è vero che gli attacchi ai cristiani sono raddoppiati in un solo anno. In Cina invece la questione è l'annosa ostilità ideologica del regime verso tutte le fedi, tanto da vietare, per dirne una, la vendita online della Bibbia. L'elenco spazia soprattutto tra Africa, Asia ed anche periferie d'Europa come Russia, Ucraina, Turchia, e i cristiani, va detto, sono i più numerosi ma non gli unici perseguitati. Vedi i Rohingya, musulmani, birmani o gli indù in Pakistan, da dove arriva Tabassum Yousaf, avvocato dei cristiani. Cristiani calunniati, derubati, aggrediti, e se sono giovani donne violentate e convertite di forza all'Islam. I want to be a voice of those who can't speak. Voglio essere la voce di chi non può parlare, ci dice, di chi per mancanza di istruzione non conosce neppure e quindi non sa far valere i propri diritti.